Avete presente Toy Story? Ma certo che avete presente Toy Story, ovviamente. Quest'oggi, ragazzi, sono diventato un giocattolo e mi trovo all'interno della stanza di un bambino. Per poter sbloccare degli altri giocattoli, come per esempio delle macchinine, delle astronavi e così via, dovremo collezionare delle biglie. Ecco, questa è una delle biglie. Quindi prendiamo subito il nostro piccone, il libro degli aiuti, non ci serve, e iniziamo a scavare le biglie. Ho trovato la numero 1. Come vedete, me ne servono 15 per ottenere il primo giocattolo. Oh mio Dio, è così strano. Sono in miniatura, sono minuscolo. E quelle sono le foto di mamma e papà? Questa è la casa dei miei genitori e in ogni stanza possiamo trovare delle biglie. Ok, allora, le prime 15 saranno facilissime da trovare. Infatti, vedi, eccone qua un'altra. Sopra il camion giocattolo della Coca-Cola ce n'è un altro ancora. Chissà se questo bambino c'ha anche il mio libro. Beh, ma certo che avrà il mio libro. Tutti hanno il mio libro, giusto? Giusto. Biglia numero 3 trovata. Porca miseria, le altre dove sono? Non mi dire che devo fare parkour. Ah, mi sa di sì. Mi sa che devo scalare. Questa dovrebbe essere la cesta dei giocattoli, credo. Vediamo. Oh, sì, 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 sì. Infatti c'è una palla da calcio. Ok, aspettate. È pericoloso per noi piccoli giocattoli fare queste acrobazie. Aia. Vabbè, balchevada, se mi dovessi rompere le gambe, mi faccio riparare da papà. C'è anche l'elicottero. Bene, bene, bene. Dove si nascondono le altre? Dai, che voglio ottenere il primo giocattolo. Eccola. Fantastico. Fatti prendere. Bene. Ok, da qua su se non altro ho una vista migliore di tutto. Ecco, ne ho trovato un'altra, infatti. Eh sì, devo fare il parkour. Mannaggia, non è facile fare parkour quando si è un giocattolo piccolino. Bravo, non cadere, che se cadi ti rompi. No! Bene, mi sono rotto. Ma per fortuna respawno. Presa. Sì, come cavolo faccio ad arrivare sulla porta? Aspetta, forse si può fare. Avrei bisogno di un bellissimo elicottero telecomandato. In quel caso sarebbe facilissimo. Ok, salta. Mamma mia, è rischioso. Come faccio ad arrivare lì? È un cubo di Rubik. Preso. Chissà quale sarà il primo giocattolo che possiamo sbloccare. Ok, prendiamo anche questo. Oh, ok, ne ho sbloccato uno. Ne ho trovato 10 su 160. Geronimo. Vediamo che cosa abbiamo sbloccato. La macchina della polizia. No, vabbè, la posso guidare? Ma che figata. Ok, adesso sarà molto più facile andare in giro per la casa. Ecco, là vedo per esempio un'altra biglia. Ragazzi, io sono un giocattolo a edizione limitata. Ah, questa deve essere la stanza di mia sorella. È tutta quanta rosa. Dove nasconde le biglie mia sorella? Rubiamogliele. Ok, forse da questa parte, dietro l'orsacchiotto. Eh sì, infatti ce n'è una. Aspetta, io voglio sbloccare l'aeroplano. Piano. Ok. Ok, intanto ci abbiamo già la macchinina. Siamo a buon punto della nostra collezione. Devo salire lassù sui cassetti. Aspetta, come? Devo trovare il modo. Qua c'è una fessura, posso passare? Ai ai ai, oh! Che schifo, il pettine pieno di capelli. Ah, da qua, ecco. Ok, no. Macchinina, ti devo parcheggiare qua, un attimo. Torno subito. Quanto sarebbe bello se i giocattoli potessero prendere veramente vita la notte, come su Toy Story. Ok, uno, due e tre. Facilissime. Bam. Bam. Buttiamoci sul cestino. Aia. Sorellina, mi dispiace, ma ti rompo la pianta. E bam. Ti ho visto. Meno male. Dove le nasconde le altre? Forse sulla scrivania. Sì, 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 sì. Aspetta, magari riesco a fare un po' di parkour su questo spinotto. No, sono troppo piccolo. Salta. Porta trucchi di mia sorella. Ok, ho sbloccato un altro giocattolo. Vediamo che cos'è. Bam. No, non ci posso credere. Unicorno! E non ci posso credere. Oh, ma va più veloce della macchina della polizia. Galoppa, unicorno, galoppa. Andiamo a trovare degli altri giocattoli. Voglio l'elicottero, ma non so dove si può trovare. Qua dentro, questo è uno skateboard. Questa deve essere la camera di mio fratello maggiore. E si sa, i fratelli maggiori hanno sempre i giocattoli migliori. È una regola. Vieni qua. No. Ok, bene. Vediamo che cosa mi tocca. Wow, una Jeep. Questa sì che va veloce. Mi posso girare tutta quanta la casa in 2 secondi. Oh, porca miseria, ci metterò una vita a trovare tutte quante le biglie. No, ma guardate il salotto. È gigante. Troppo bello, l'acquario dei pesci, la televisione. Ok, mettiamoci al lavoro. Voglio sbloccare tutti quanti i giocattoli. Ok, adesso tocca al bagno. Vabbè, ne vedo già uno nella doccia, quindi sarà super facile da prendere. Mio. Questa, ragazzi, è la mia squadra di giocattoli. Ho trovato quasi tutte le biglie e devo dire che sono uno più bello degli altri. Non so con quale iniziare a giocare. Allora, c'è l'elicottero, c'è il robot telecomandato. Ma ragazzi, cioè, ma ci rendiamo conto?
No, però voglio troppo l'elicottero. Ma anche il T-Rex, guardate che figata! Andiamo, T-Rex. Andiamo a far paura al gatto. Ok, ragazzi, voglio troppo provare l'elicottero. Così possiamo andare in giro per tutta quanta la casa a esplorare e vedere che cosa c'è. Wow, che vista! Mamma mia, la casa è veramente gigante rispetto a me. Cioè, sono un microbo. Sono un piccolo batterio, praticamente. Ecco, perfetto, hanno lasciato pure l'acqua aperta, hanno lasciato, ma maledizione, il frigo aperto, si scongelano tutte quante le cose. Ma porca miseria, i miei genitori sono proprio stupidi. Wow, 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 piano, non cadere. Ricordiamoci che questo è un elicottero telecomandato, non un vero elicottero. Oh mio Dio, le spatole, ok, le abbiamo superate. Bene, 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 ci stiamo avvicinando al camino. Qua sotto di me c'è il gatto. Piano, non cadere sul gatto che si fa male e poi ci mangia. Che figata, ragazzi, così posso esplorare tutta quanta la casa. Fammi vedere che cosa c'è in quella stanza. Sembra tipo uno studio. Cos'è, lo studio di papà? Qua non ci sono mai entrato. Wow! Eh sì, c'è un computer. Allora, voglio andare a provare anche gli altri giocattoli. Per esempio, la macchina da corsa. Quella deve essere spettacolare. Chissà quanto è veloce, già me lo immagino. Oh, fermi tutti, che cosa c'è qua? Mi sa che è la camera da letto. Per fortuna che non c'è nessuno in casa. È permesso, si può? No, c'è il cagnolino. Vi immaginate, tornano tipo i miei genitori e vedono un giocattolo che va in giro così su un elicottero. Quanto vorrei che Toy Story fosse reale. Ok, andiamo. Ma ci sono i topi? O sono delle ciabatte? Forse sono delle ciabatte. Andiamo a prendere una delle macchine da corsa. Il T-Rex comunque è fuori di testa come giocattolo. Allora, io vorrei provare questa. Questa Ferrari dovrebbe essere super veloce. Testiamola. Ok, in realtà me l'aspettavo un pochettino più veloce. Slalom tra i panni sporchi. Cerchiamo di non entrare in lavatrice. Sullo Swiffer. Dove siamo qua? Oh, in garage. Ma che figata. Oh mio Dio. Magari troviamo degli altri giocattoli nuovi. Ok, siamo sotto una vera macchina adesso. Bellissimo! Aspettate, come faccio a salire in alto? Ecco, mi servirebbe di nuovo l'elicottero. Qua ci sono delle scalette che posso utilizzare. Guardate tutti quanti gli attrezzi! No, questa mappa è stupenda, ragazzi. È la mappa più bella di sempre. La bicicletta! Proviamo un'altra macchina adesso. Beh, comunque la Ferrari sinceramente me l'aspettavo un pochettino più veloce. È stata una delusione. Sgommata! Allora, questa, la Jeep, ragazzi, non mi dispiace. Macchina telecomandata. Questa è una mia impressione. È molto più veloce della Ferrari. Forse perché è un 4x4. Termosifone. Cioè, ma quanti dettagli ci sono in questa mappa? L'ombrello giallo. Attenzione, gattino, sto passando io. Ragazzi, questo mondo è stupendo. Oddio, pensavo fosse una balena. Cos'è? Ah, il sacco della spazzatura. Cosa c'è nel forno? Sento un profumino. Stanno cuocendo la pizza? Ok, è arrivato il momento di entrare nel frigo. Sono un giocattolo affamato. Mamma, quanto mi piacerebbe avere il giocattolo di Kendall, ragazzi. Un pupazzetto di colui che osserva. Quanto sarebbe fantastico. Lo comprerei subito, in meno di 2 secondi. Allora, vediamo che cosa hanno in frigo i miei genitori. Lattine di Coca-Cola, altra Coca-Cola, qualche bottiglia d'acqua. Una torta, mica male, mica male. E delle zucchine, sembrerebbero. Che spettacolo sto mondo. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un super mi piace se anche voi vorreste che i vostri giocattoli prendessero vita. Non scordatevi di comprare il mio libro. Il link lo troverete qua sotto nella descrizione, oppure in tutte quante le librerie d'Italia. Secondo voi un giocattolo può morire? Io mi lancio. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Ciao.